questo insegnamento ci ha segnati, ecco perché ancora, ripeto, noi se abbiamo sentito profondamente questa cosa qua, cerchiamo di trasmetterla, perché a noi ha cambiato la vita, a me ha cambiato la vita. Ha cambiato la vita in senso positivo, ma non sono migliorato, attenzione, non sono diventato più buono, perché non è un miglioramento di morale, non è che uno diventi più buono, però diventa più attento al mondo, attento alla vita. Certe cose le prendo con più leggerezza e altre cose le prendo con più attenzione. Ho cambiato proprio i parametri dell'attenzione verso il mondo e verso gli altri. Perché se io ero buono con gli altri prima, solo sono buono con gli altri dopo. Se ero invece egoista per certi aspetti verso chi mi circondava, continuo a essere egoista. Non è perché ci esiste l'aldilà che io divento buono, perché non c'è nessun premio, ci hanno insegnato, e non c'è nessun castigo per chi è buono o che per chi è cattivo. C'è semplicemente una conseguenza delle proprie e una conseguenza che deriva anche non da quello che noi vogliamo, noi costruiamo, ma dalle nostre intenzioni principalmente. Perché se non l'intenzione, se io non faccio una cosa perché ho paura che altrimenti c'è il karma negativo che mi arriva, il karma negativo mi arriva lo stesso, perché tanto io questa cosa qua, se io mi reprimo, prima o dopo mi verrà fuori. Noi abbiamo una necessità di esprimere noi stessi. Ecco l'insegnamento fondamentale, per esempio, che dà Claudio. Non dobbiamo reprimere le nostre necessità in funzione di un giudizio o un premio o un castigo. Non dobbiamo reprimerci o fare, ma dobbiamo esprimere quello che sentiamo d'essere. E soltanto esprimendo la nostra vera natura dell'essere, che noi creiamo la nostra realtà. Cioè che la nostra realtà prende forma a secondo non di quello che vogliamo, ma non di quello che costruiamo, ma di quello che sentiamo. E più lo sentiamo con sincerità, e più questa realtà ha una sua concretezza. Più falsifichiamo la nostra natura, e più questa realtà prende una forma tale che a un certo punto c'è un riscontro negativo. Perché la natura viene a insegnarci, dice: guarda, stai completamente sbagliando, tu non sei quello. Devi ritornare a essere te stesso, ecco c'è il ritorno, a dire: ma io sono peggiorato, il dolore mi ha peggiorato, la vita mi sta peggiorando, i vecchietti poi diventano impossibili, ma come era tanto buono, ora è diventato così maligno, cattivo, e nervoso, cose del genere. Non è vero, non è che è diventato, lo è sempre stato. Finalmente c'è stata la necessità che la natura prenda il sopravvento e che si guardi in faccia, perché poi finalmente, essendo così, crea le situazioni di contrasto, per cui la natura, ecco che il karma ha la sua funzione, ma se lui si trattiene o non è se stesso, tutto viene compresso, tutto viene nascosto.